Buonasera a tutti e grazie per la numerosa partecipazione. Questo è per noi un motivo di grande soddisfazione, constatare la grande affluenza questa sera qui in questa sala. Guardando la sala abbiamo la percezione che la strada intrapresa è sicuramente la strada giusta. L'impegno e l'attenzione alle problematiche sociali sono parte integrante della struttura del nostro movimento. Ringrazio le autorità intervenute, ringrazio il sindaco Oldrini, a cui poi daremo la parola per un saluto e un pensiero sul tema che affronteremo questa sera. Un saluto e un ringraziamento alle persone sedute qui attorno a questo tavolo. La dottoressa Maria Cofanti, presidente della BCC di Sesto San Giovanni, la dottoressa Paola Mossiani, dirigente del compartimento della Polizia di Sesto San Giovanni, Alessandra Tabacco, consigliere comunale per la Lega Nord, Roberta Santucci, coordinatrice dell'Associazione Imprenditori Nord Milano, Stefania Di Pietro, consigliere comunale della lista dell'Udito, ormai possiamo dire anche del Partito Democratico, e non ultima Katia Giannosa, giornalista della città di Cinisello Balsamo, a cui va un mio ringraziamento personale per aver accettato di coordinare la serata. L'intervento di questa sera sarà molto breve. Vorrei parlarvi del movimento dei giovani sestesi e di quelli che saranno i nostri impegni futuri. Ma prima di iniziare vi chiedo di unirvi a me nel fare un applauso al sindaco Oldrini, che proprio oggi ha accolto la nostra richiesta di deporre in onore dei giovani vittime della strada un monumento all'interno del cimitero di Sesto San Giovanni. Grazie a tutti. Prima di continuare voglio chiamare una giovane donna. Vieni, Francesca. Francesca è una ragazza giovanissima, 17 anni, sarà lei che si occuperà di disegnare questo monumento, appunto, che noi deporremo all'interno di questo cimitero. Ovviamente i suggerimenti dei tecnici e della giunta comunale saranno benvenuti per questa nostra iniziativa. Comunque grazie a Sindaco Oldrini per aver accolto questo nostro... Come è noto, il nostro movimento nasce nel 1998, partecipando anche come lista civica alle elezioni delle amministrative e riscuotendo anche un discreto successo, lasciandosi alle spalle partiti a livello nazionale. In questi anni il movimento dei giovani sestesi ha continuato ad osservare e analizzare i cambiamenti strutturali e politici della nostra città. E a differenza di quelle che potrebbero essere le scelte strategiche, politiche e partitiche, noi abbiamo deciso di ricominciare il nostro cammino non partendo dalle elezioni che sono appena disputate, ma bensì proprio da dopo le elezioni. Le tematiche su cui il nostro movimento vuole sviluppare un tavolo di confronto sono attuali e raggiungono ogni strato della nostra città. La violenza, la sicurezza, l'abuso sui minori, il fenomeno sulla chiusura delle attività commerciali. E a questo proposito cercheremo di coinvolgere associazioni di categoria e personaggi istituzionali. E non ultimo vorremmo riavvicinare i giovani alla politica. Una politica nuova, una politica fatta di persone e di idee nuove, e non da regole o gerarchie di partito, ma una politica di tutti e per tutti. Vedete, io credo che sia una grossa bugia quando si dice che il giovane non è interessato alla politica. Il giovane è molto interessato alla politica, ha scelto solo strade diverse, non ha scelto più il partito, sceglie i movimenti, sceglie le associazioni, sceglie il volontariato. Per cui quando diciamo che il giovane non è interessato alla politica, non credo sia del tutto vero. Il mio appello alle nuove formazioni politiche che stanno nascendo, dal Partito Democratico, alla nuova Costituzione Socialista, al partito di Berlusconi, che sia, che si coinvolgano i giovani, perché i giovani hanno voglia di dire qualcosa, devono creare nel partito un mezzo di comunicazione nuova, perché i giovani hanno voglia di dire la loro,
e il partito potrebbe essere un mezzo, solo che in questo momento non sono convinti che sia il mezzo giusto e quindi scelgono tutt'altro. Un'iniziativa che vuole coinvolgere di tutti i cittadini, vorremmo farla partire proprio questa sera. Cosa faresti per migliorare la tua città? Collegandosi al sito www.giovanisestesi.it si potranno inviare commenti, riflessioni e consigli per migliorare Sesto. Mentre per coloro che non hanno confidenza con la tecnologia, la sempreverde carta e penna, attraverso questo volantino che noi distribuiremo nelle prossime settimane nelle piazze di Sesto, si potranno dire e dare consigli proprio per il miglioramento di Sesto San Giovanni, soprattutto critiche costruttive, perché non è detto che devono essere per forza soltanto cose positive. Pertanto l'appello che noi dei giovani sestesi facciamo è: tu cittadino sestese, cosa faresti per migliorare Sesto San Giovanni? L'impegno che noi ci prendiamo è quello di portare tutti i vostri messaggi personalmente al sindaco Oldrino. I giovani sestesi sono un movimento di giovani e non più giovani, convinti che attraverso questo movimento si possa discutere e contribuire al miglioramento della nostra città. Molti di voi non sanno che il nostro gruppo è formato da molte donne, pensate, parlo più o meno di circa un 30-35%, e contiamo di portarlo addirittura al 50%. E proprio per questo motivo, convinti del supporto che le donne possono dare al nostro movimento e alla società, abbiamo voluto iniziare il ciclo delle nostre iniziative partendo proprio dall'universo donna. Le donne nel corso degli ultimi 20 anni hanno avuto una grossa crescita nella società, si sono inserite a spintoni e gomitate, ovviamente non per tutti è stato così, raggiungendo a mio parere un ottimo risultato, ma questo non è abbastanza. Bisogna che la società renda più partecipe le donne, evitando magari di ricordarsi di loro solo in occasione dell'8 marzo. Ma che si riconoscano le capacità, l'intelletto e la straordinaria propositività e produttività delle donne. Il lavoro è ancora molto lungo e non posso e non voglio dimenticare le troppe sofferenze che ancora oggi le donne subiscono. Non voglio dimenticare lo sfruttamento della prostituzione, le violenze che subiscono ancora le donne, per non parlare degli abusi sulle minori, molte volte avvengono in ambienti familiari, di amici. E come dimenticare paesi dove le regole, le religioni o quant'altro permettono ancora oggi la discriminazione delle donne. Per concludere, voglio dirvi che noi ci siamo e quella di questa sera è la prima di una serie di iniziative rivolte proprio all'universo donna. Grazie.